Carissime amiche, carissimi amici, buonasera dal vostro caro Giocherellone che come al solito ogni giorno mi porta videogiochi sensazionali. Videogiochi anche dedicati a tutti voi che ormai veramente siete non numerosi ma numerosissimi sul canale del Giocherellone. E oggi voglio dedicare un videogioco al famoso Menestrello. Ragazzi, Menestrello, il grande amico di Mirko Papella, è venuto praticamente sul canale di Twitch del Giocherellone, è venuto anche su YouTube, pensate un pochettino, è venuto anche su Telegram. È veramente fantastico e divertentissimo il Menestrello. Andate anche voi ragazzi sul canale del Menestrello perché lui videogioca, ragazzi, e breve diventerà il Menestrello anche un personaggio VIP. Pensate un pochettino, grande amico, perché sta supportando veramente tanto il canale del Giocherellone e dimostra questa grande amicizia, questo grande affetto nei confronti del Giocherellone, essendo fortemente presente su di esso. Oggi portiamo la versione per Game Boy Advance, per Nintendo Game Boy Advance, di Defender of the Crow, che è stato un gioco molto molto particolare, uscito su Young Computer, uscito sui PC DOS, i computer PC DOS, e uscito anche per Amiga CD TV, che poi vedremo insieme quella versione che è molto particolare perché tutta quanta parlata, e ci sono, mi sembra, anche dei filmatelli. Ecco qua. Dopo tanti anni, diciamo, è uscita anche la versione, pensate un pochettino, per Game Boy Advance, quindi addirittura portatile, che il Menestrello non so se conosce. In questo gioco dobbiamo ovviamente difendere la nostra corona e possiamo impersonare Geoffrey Longsword, Wolfric the Wild, Wilfred of Ivanhoe, Cedric of Rotherwood. Pensate un pochettino, andiamo a scegliere praticamente il mitico, vedete ragazzi, Geoffrey Longsword, pensate un pochettino, il nostro caro amico Geoffrey Longsword, leader average, truth average, sword play strong, income 313, settembre 1149. Ragazzi, è grande Giorgio. Possiamo quindi fare delle cose, possiamo comprare buy army, transfer forces, hold tournament, campagna, go riding, read map, visit Robin e passare. Praticamente quindi è un gioco fatto a turni. Possiamo comprare i soldatielli, you have 13 gold, quindi possiamo, ogni soldatiello costa praticamente 10, ovviamente ogni cavaliere ne costa praticamente 5, e vediamo se possiamo comprare anche qualche soldatiello. Perfetto, andiamo avanti da questa parte qua. War Rage Through the Land, praticamente vedete è il gioco fatto ovviamente a turnarielli. E ovviamente che cosa sta succedendo? Che già i nostri nemici si stanno espandendo. Perfetto, ottobre 1149, è passato un altro mese. Transfer forces, praticamente possiamo trasferire le forze, vediete ragazzi, il cavaliere, pigliamo, ecco qua, vedete ragazzi, dove ragazzi, move campagne, perfetto, muoviamo la campagna da questa parte qua. There are no men in this territory, you capture it without casualty. Perfetto ragazzi, vediamo un pochettino, quindi si stanno espandendo praticamente i nostri alleati, vedete ragazzi, i nostri uomini praticamente. Ed è passato, siamo nel novembre praticamente, andiamo a comprare le nostre armi, ci abbiamo un cavaliere praticamente, e continuiamo da questa parte qua, vedete un pochettino. Quindi fatto questo, i nostri nemici però si stanno espandendo fortemente, fra poco dovremo purtroppo ingaggiare una battaglia ragazzi. Ecco qua, vedete Northern Rogue, guardate qua ragazzi, il Menestrello. Ragazzi, pensate un po' cosa sta succedendo, stanno succedendo delle cose un pochettino particolari, delle voci praticamente in queste parti. Hold tournament, ragazzi, continuiamo, quindi iniziamo praticamente il tournament, e guardate qua praticamente il cavallello con questa grande capocella, vedete un pochettino che va ovviamente a cavalcare le grandi trombettiere, grandi trombettoni. Ecco qua, dobbiamo just for fame land, per land praticamente, che cosa vuoi praticamente, quale parte della tua ovviamente nazione, your point will be trying to win, per George Longsword e Wilfred win ma noi. Perfetto ragazzi, stiamo attenti a questa parte qua, andiamo ovviamente, guardate qua, mamma mia ragazzi, non l'ha pigliato, e ovviamente adesso dobbiamo andare ovviamente a compiere, ragazzi, guardate, e pista mazza, no, non ce l'abbiamo fatta ragazzi, non ce l'abbiamo fatta. Il Menestrello, vedete un pochettino cosa sta succedendo, vedete questa parte qua, e vai, ecco qua, boom, mamma mia, mi ha spezzato la lancia, molto triste ragazzi. Those come want day at the tournament, brutta cosa praticamente, vedete ragazzi, ci stanno invadendo, abbiamo perso parte del nostro territorio.
molto brutto ovviamente questa parte qua, e stiamo a gennaio praticamente. Cosa possiamo fare? Possiamo comprare un pochettino di soldatelli e poi dopo continuare praticamente. Vedete un pochettino, ci stanno veramente accerchiando tutti ragazzi, guardate un pochettino i nostri ovviamente alleati cosa vanno a fare, veramente si stanno espandendo. Dobbiamo ragazzi trasferire praticamente le forze, praticamente che cosa ragazzi, i soldatelli li portiamo praticamente da questa parte qua, e i nostri cavalieri, perfetto, andremo ovviamente a trasferire, vedete, move campaign, andiamo da quest'altra parte, vediamo cosa accade praticamente. Vedete, stanno succedendo, si stanno attaccando praticamente gli enemy praticamente, e i nostri abbiamo vinto perché abbiamo trasferito tanti Yavo Conquest dei territori praticamente. Molto molto bello ragazzi, guardate qui sopra cosa stiamo facendo, quindi acquistiamo sempre più ovviamente cavalieri. È il marzo del 1805, quindi possiamo vedere ragazzi, der Serra nell'orca scenario bene che da prende. Ok, accettiamo la missione ragazzi, for the last time those blood on Norman have King Dapless Sharon. Ragazzi vediamo cosa succede, eccolo qua ragazzi, guardate un pochettino, possiamo parare e attaccare praticamente. Cosa è diventato Monkey Alan? Ha rapito la signorina praticamente ragazzi, non lo doveva fare praticamente il menestrello ragazzi. Vedete un pochettino col cappellino, entriamo qui all'interno, guardate qui dice ragazzi, lui va da solo praticamente, va da solo perché è molto coraggioso. Dobbiamo deflettere praticamente questi colpi. La versione Game Boy Advance è molto bellina, purtroppo abbiamo perso. You and your men fought bravely but you have acchiappato le mazzate praticamente, perfetto. Purtroppo non siamo riusciti a liberare la principessa, questo è il gioco preferito al menestrello, pensate un pochettino. È l'aprile del 1150, possiamo diciamo comprare le nostre armi, abbiamo ben 17 gold, quindi compreremo dei soldatini e anche un bel praticamente. No ragazzi, possiamo forse diciamo anche forse vendere, abbiamo 17, una catapulta ragazzi, e pigliamo due soldatielli, perfetto, ce ne possiamo andare. Vedete ci siamo anche espansi abbastanza, dobbiamo dire la verità, e difendere colui è uno strategico praticamente in tempo reale, come potete vedere addirittura qui sotto sta succedendo ragazzi qualcosa. Abbiamo perso un regno ragazzi, abbiamo perso un territorio praticamente, possiamo quindi trasferire parte delle nostre forze se praticamente qui sopra ragazzi con una catapulta. Quindi continuiamo, muoviamo, facciamo la campagna di spostamento, quindi era non man in this territorio, quindi andiamo qui ovviamente a occupare come avete potuto praticamente vedere ragazzi. Perfetto, dobbiamo anche cercare qui in questo caso di trasferire praticamente le nostre forze ragazzi. Ecco qua, build your campaign army, territori, perfetto, transfer, e dobbiamo capire un attimo dove andare. Move campaign, andiamo qui sopra ragazzi, vedete un pochettino qui sopra che è questo posticino, c'è un posticino verde praticamente, non questo qua, forse una zona neutrale ragazzi. Andiamo qui sopra, vediamo che cosa succede. Una you prepare to lay siege on the Saxon castle praticamente, vedete ragazzi, boulder allora these remaining six dropping castle 34 select payload type boulder praticamente, vedete ragazzi, dobbiamo cercare di capire come andare ovviamente a colpire praticamente il povero cannone praticamente, vedete ragazzi, purtroppo non ce l'abbiamo fatta. Greek Lench praticamente, vediamo un pochettino qui sopra e che facciamo. Ovviamente la scimmia 95, il gioco del menestrello, hai capito bene, hai capito bene, il gioco del menestrello, quindi dobbiamo andare a tirare, vedete ragazzi, teniamo premuto e poi dopo ovviamente in base a, mamma mia ragazzi, abbiamo veramente, vedete, teniamo premuto dietro e poi andiamo a cercare di attaccare praticamente questo grande muro ragazzi. Ancora il bombolone, guardate il bombolone, bombolone, ecco qua, guardate qua sopra, veramente è un gioco molto molto vario ragazzi. Tendiamo ovviamente a catturare dietro, vedete un pochettino, cerchiamo di capire se riusciamo ad abbattere questa grande, ovviamente vedete ragazzi ci stanno veramente picchiando a tutta forza. È il menestrello, il bombolone praticamente, tira il bombolone, tira il bombolone. Archille, io ritorno, sei tornato a casa tua ragazzi, molto molto triste. Scimmia 95 dice tira il bombolone, ti piace il bombolone, ecco qua la scimmietta praticamente, la nostra cara scimmietta. Dobbiamo ragazzi comprare qualche cosa ragazzi, abbiamo ben 21 praticamente gold, la catapulta ci serve in primis per un assalto, ecco qua andiamo a comprare due cavalieri e addirittura abbiamo altri due gold, ma potremmo comprare anche un castello, avendo un castello andiamo a bloccare quel territorio in una certa maniera, quindi avremo anche la possibilità quindi di difenderci. Pensate, per the presence is requested, andiamo immediatamente ragazzi, qualcuno ci ha richiesto praticamente, guardate qua la grande cosa, no che ci
Safe Dude, stavo guardando la live di un ragazzo che pratica autolesionismo, mi sono ridimensionato, vieni qua caro Noki, non andare lì, non andare lì, non andare lì, mi raccomando, vieni dal tuo amico il giocherellone, praticamente il tuo amico il giocherellone che ti fa vedere i giochi più belli del mondo, del passato e del presente, tra cui Defender of Crew. Praticamente ragazzi, guardate qui il grande menestrello, attenzione ragazzi, attenzione, pigliati sto coso, mamma mia, spaccata proprio in faccia. No, che si vede tutto, no, giocare non fraintenderà, era solo curiosità, non vedere, non vedere quelle cose, guardate in faccia al cavallo ragazzi, in faccia al cavallo, e purtroppo abbiamo visto tutto nero, abbiamo visto tutto nero, è veramente bruttissima questa situazione. Ragazzi, andiamo a comprare, ovviamente a trasferire forse le nostre forze che non ci sono praticamente forse più, potremmo dire ragazzi, con i due cavalieri, ce ne teniamo due praticamente, quindi possiamo fare la cosiddetta movimentazione di campagna. Il mitico Simo92, caro Simo92, ciao, per prima cosa come stai ragazzo? Ragazzo mio, il tuo amico giocherellone ti saluta, no, che si, ma non ce la facevi là, mamma mia che bel ragazzo, volevo intavolare un discorso serio, veramente, e di intavolo caro Noki, il discorso serio, non ti preoccupare su questo, il tuo amico giocherellone è sempre qui con te, non è una persona che ovviamente si lascia influenzare praticamente da situazioni negative, quindi non ti preoccupare su questo piano qua, puoi dire tutto quello che vuoi, perché qui sopra ragazzi, guardate questo che c'hanno veramente, vedete, addirittura il castello ci sta andando a fuoco ragazzi, veramente assurdo, ci stanno riempiendo di mazzate, è l'ultima battaglia, praticamente è stata l'ultima battaglia, il nostro castello a fuoco ragazzi, ci hanno riempito di bombe, bene, si lascia influenzare, chi è il menestrello si lascia influenzare, no, ma quando mai, figurati, il menestrello è stato un ragazzo praticamente molto amante degli home computer, dei giochi di questo tipo, pensate un pochettino, è molto legato alla Cineware, che praticamente andava a Cinemaware, che era praticamente una casa che poi è stata chiusa nel 97 e poi rifondata nel 2002, che faceva tutti questi giochi molto molto diciamo cinematografici. Mi scimmia 95, gli dico vieni fuori a farti un bombolone, lui subito dice subito sì, quindi è pronto a farsi fare il bombolone praticamente da te. No, che Swiftfoot dice niente, mi chiedevo cosa spinge una persona a farsi del male guardandolo, è una forma di masochismo, ecco qua, guardandolo ho visto che è una persona con tanti problemi, dico che mi sono ridimensionato, nel senso che mi sento fortunato, ma in realtà ognuno di noi sceglie la vita che vuole, ognuno di noi sceglie la vita che vuole, quindi se lui non fa male a nessuno e poi è libero, se è capace di intendere e di volere, di fare quello che vuole, è una forma di masochismo, penso un pochettino, si appaga soffrendo. Menestrello dice versione Nintendo mai visto, comunque questa è la versione per Nintendo Game Boy Advance, poi alcuni anni dopo praticamente questa versione la Cinemaware, che era praticamente stata rifondata, fece delle versioni enhanced di Defender of Crew, e oltretutto caro Menestrello, pensa che ci sta la bellissima versione per Amiga CD TV, che poi ti porterò, veramente molto molto bella, che è tutta quanta parlata con delle musiche orchestrate. Dice Noki Service Food, mi chiedo quanti traumi una persona debba avere, chissà se ci sono tante persone che ancora si drogano, si tagliano, uffa, pensa che secondo un'indagine statistica un terzo praticamente della popolazione italiana si droga, cioè fa uso di stupefacenti, quindi pensa un pochettino. Il Simo 90, ti giuro amico, parli talmente tanto veloce che a me serve rallentare le lave, poi segui i discorsi, per seguire i discorsi, vabbè, sono abituato a parlare, ho lavorato tantissimo con il pubblico, pensa un pochettino, anche agli esami quando stavo all'università ero praticamente una saetta, poi ovviamente infatti molte volte andavo a ridimensionarmi proprio per far capire al meglio praticamente quelle che erano praticamente le mie parole, praticamente sono amico di scimmie e mine, finalmente Simo 92 sei tra noi, il tuo benvenuto sul canale, sul grande social network del giocherellone, che non è solamente Twitch ma c'è anche su YouTube, quindi vieni anche su YouTube perché quello è il grande archivio con più di 4.400 video, tra cui shorts, video caricati e live, pensa incredibilmente, ecco qua. No, che Swiftfoot, sì, però chissà qual è la psicologia dietro il masochismo, è una forma di piacere, la base è questo. A me sembra tantissimo un terzo, forse droghe leggere incluse, sì, anche droghe leggere. No, che Swiftfoot, droghe pesanti, dubito sia un terzo, sì, droghe pesanti no. Scimmia 95, guarda che è un talento parlare così, un talento, il grande talento. Menestrello dice le droghe leggere non sono droghe, e vabbè, però sono leggere, Menestrello. No, che Swiftfoot, sì, però se io contassi anche le sigarette arriverei a un terzo. No, io credo che
che sia legato proprio al fatto delle droghe. Si parlava di droghe, pensate un pochettino, secondo una statistica. Infatti, se vi ricordate, tanti anni fa le Iene fecero un servizio in cui, attraverso l'esame delle urine, erano entrate nel Parlamento italiano e dicevano, praticamente erano entrate nei gabinetti del Parlamento italiano, avevano messo queste, diciamo, salviettine in grado di vedere se si era fatto uso o meno di stupefacenti, e videro che mi sembra proprio un terzo dei parlamentari era risultato positivo. E poi andava vicino ai parlamentari a dire: voi, tu adesso faresti praticamente la prova adesso davanti a noi? E alcuni si rifiutavano. Nokis Bifetud dice: tra i piani alti sicuramente tantissimo, sicuramente io ho lavorato anche in pubblica amministrazione e mi dispiace dirlo, alcune persone, diciamo, sui piani alti soprattutto faceva uso di stupefacenti, ma anche sui piani bassi, devo dire, alcuni, però alcuni proprio sui piani alti, anche perché lì c'è una mole di lavoro praticamente e di presenza che deve essere praticamente costante, quindi attento che di droghe non si può parlare. Allora non parliamo niente, giochiamo a difendere Club, ragazzi, ci mancherebbe. Andiamo a giocare questo in un canale legato al videogioco, ci pigliamo pure due cavalieri, pensate un pochettino, possiamo pigliarci due cavalieri? No ragazzi, ci dobbiamo pigliare, cioè, ogni cavaliere pensate costa praticamente 13, quindi ci pigliamo, possiamo pigliare solamente un cavaliere, e quindi continuiamo, perfetto. Il menestrello giammai ci chiude nel canale, giocherò, ma non sia mai, ecco, quale donne nude si parla di cose serie, no? Lo so, no, chi purtroppo è fatto così il canale, quindi non go riding, ragazzi, andiamo a cavalcare, pensate un pochettino. E poi Home Army, praticamente abbiamo solamente 3 soldini, ci compriamo altre 3 praticamente guerrieri. E ragazzi, che dire, scimmia 95, non si può fare niente su Twitch purtroppo. Ragazzi, esistono anche altri social network su questo, e quindi è inutile che adesso vi parlo dei vari social network che ci sono, ce ne sono tanti altri, quindi ci spostiamo, ragazzi, qui ci muoviamo e occupiamo anche questo territorio. Perfetto, quindi catturiamo il territorio senza casualità, come potete vedere, quindi ci stiamo piano piano espandendo. Simo 92 dice: io anni fa ero uno streamer, su questo sono molto severo, ormai è un anno che soffro per problemi familiari. Me ne dispiace, certo, è normale che praticamente, mamma mia ragazzi, ci hanno ucciso praticamente i soldati, praticamente era rimasto solamente un soldato contro tutti, menestrello. Però vedo che con poi il giocherellone ha dimestichezza col gioco, io lo ricordavo alquanto criptico, praticamente in realtà i ragazzi della Cinema Weir hanno creato un ottimo prodotto, sicuramente un ottimo prodotto, però è anche molto molto vario, devo dire la verità, certo molto cinematografico sotto certi aspetti, però oltretutto in questa versione che per Game Boy Advance, che poi dopo non ci si aspettava, il Game Boy Advance è stata una console spettacolare, incredibile, pensate un pochettino, un vero e proprio Super Nintendo portatile che eliminava tutti i problemi del Super Nintendo, tra cui la lentezza del processore a 3 MHz, mi sembrava 1 MHz, non mi ricordo quanto era la velocità, mi sembra 3 MHz, 362 MHz era il processore, pensate un pochettino. Il menestrello dice: devo dire, la versione Amiga molto molto più curata della fede, ma anche della versione Commodore. E poi vabbè, certo, sicuramente devo far vedere la versione per Sega 30, Sega CD TV, la versione per Sega CD TV è veramente bellissima, casomai li porterò praticamente prossimamente direttamente su questo canale, praticamente poi l'archivio di giocare non è sempre il solito YouTube, voi lo sapete, quindi non vi preoccupare. Dice: hai giocato a Pentiment? Non ancora, caro Noki, lo porterò prossimamente, penso un pochettino, infatti stasera è una lunga serata videoludica e fatta anche tendenzialmente per portare giovamento al caro menestrello, pensate un pochettino, che mi aveva chiesto questo gioco da tantissimo tempo. Simo 92, io ragazzi vado, è stato un piacere, buonasera e buon proseguimento. Simo, mi raccomando, io ti saluto, ti aspetto di nuovo sul canale Giocherellone, su tutti i social del Giocherellone, in primis trovi YouTube e Twitch, ma poi nel box informazioni trovi tutti gli altri, ti aspetto, buonanotte Simoncello.
Menestrello e facci sapere ovviamente quando ritornerai a fare lo streamer e facci sapere anche ovviamente quali sono i tuoi giochi praticamente preferiti, perché è molto importante per tutti noi. Penso un pochettino Noki, dice Noki, dice che lavoro fa il giocatore, il mio lavoro è l'architetto, ecco qua, un lavoro molto bello, anche se fosse per me, dato ormai la mia età, o si può dire di media età, sinceramente sarebbe non male fare solamente lo streamer, però diciamo fare l'architetto ti permette sicuramente di mettere il piatto a tavola, fare lo streamer non lo so se ti permette di fare, di portare praticamente, di mettere il piatto a tavola, quindi però per il resto, che sta succedendo ragazzi qua? Per il resto ovviamente ripeto, è sicuramente uno sbocco sicuramente lavorativo e anche economico maggiore. Cioè Simo se ne va, ecco qua, e quindi ovviamente il vostro amico giocherellone infatti è amante anche dell'arte, anche grazie ai videogiochi, proprio ai videogiochi che sicuramente sono stati per lui tanto tanto formativi, pensate un pochettino, tanto tanto formativi e allo stesso tempo sicuramente non può che diciamo consigliarvi sicuramente di trasformare le vostre passioni in lavoro, ecco qua, quindi non c'è di qua diciamo di queste problematiche. Che bello l'architetto, tanto stima per te, beh io ti ringrazio caro scimmia 95, sicuramente un mamma mia ragazzi, guardate qui, non ce la farà mai ovviamente a Bartosz, guardate quanti soldati abbiamo e guardate quanti retine lui, quindi veramente viene respinto ovviamente e abbiamo difeso il nostro bel territorio. Sono passati diversi giorni, ma guardate qui ragazzi che cosa succede, un torneo, quindi vengo sfidato a un torneo, quindi sì sicuramente diciamo, però la mia amore per l'arte, per tendenzialmente il costruire, nasce anche grazie, pensate un pochettino ragazzi, ai videogiochi. Qui possiamo, quando facciamo un torneo, possiamo batterci sia per fama che per praticamente sia per fama che per ovviamente per battere un terreno. Figo sto gioco, sì molto simpatico, assolutamente non facciano giochi simili moderni, in realtà ci sono degli strategici praticamente, questo è uno strategico contenitore, vedi un pochettino, mamma mia non ce l'abbiamo fatta, vedi, vai anche tu, vedete ragazzi, guardate, oh, piglialo praticamente, ma l'ha acchiappato proprio per l'aria ragazzi, e adesso si attacca praticamente, vedete, mamma mia che mazzone praticamente, mamma, l'abbiamo, che cos'è, Fantozzi, Super Fantozzi ragazzi, nemmeno Super Fantozzi facevo, oh, mamma mi ha dato una ammazzata in faccia ragazzi, guardate qua, ve lo ricordate ragazzi la musica di Super Fantozzi, mamma mia che palla in faccia ragazzi, è acchiappato, guardate che pallone in faccia, mamma mia ce l'abbiamo fatta ragazzi, è assurdo, mamma mia palla in faccia a tutta forza, palla in faccia ragazzi, attenzione, guardate il cavaliere ragazzi, ce l'abbiamo, mamma mia non ce l'abbiamo fatta, vediamo un pochettino, e forse abbiamo vinto un territorio, in realtà non abbiamo vinto proprio niente, ci compriamo un'arma, ovviamente il mitico ovviamente Menestrello si mette a ridere, perché è il gioco preferito ragazzi da questo, dal Menestrello assurdo, veramente, vedete il Menestrello si mette veramente a ridere ragazzi, perché ha acchiappato il cavaliere al volo praticamente, l'ha portato via con l'asticella bella grossa praticamente ragazzi, e qui dobbiamo, vedete ragazzi, hanno rapito Rosalia e il nostro amico, noi possiamo qui sempre parare, vedete ragazzi, e poi attaccare praticamente, vedete un pochettino, gli diamo, lo punzecchiamo praticamente al petto, al cuore praticamente, veramente diventa una specie di Prinzo Persia ovviamente molto più elementare ragazzi, lo buttiamo dentro al castello suo praticamente, vedete ragazzi cosa sta succedendo veramente su questo canale, il caro amico che praticamente qui sopra, il caro soldatino che ovviamente non ce la fa ragazzi, qua vado a deviare, entriamo nel castello ragazzi, nel castello, guardate che bella la versione per Game Boy Advance praticamente, è una versione praticamente molto molto particolare ragazzi, vedete signori, vedete veramente, oh proprio in faccia Menestrello, dai, con questo l'hai corcato per bene qua, ma non entra, vedete, ma entra nella fortezza per andare a prendere il bambolone d'oro per la signorina voleva andare a perché è stata rapita, il primo messaggio di Marmo 9494, Rosalia portami via, Rosalia portami via, il mitico Marmo 9494 è finalmente arrivato ragazzi sul nostro canale, caro Marmo buonasera a te, no,
Frisbee Food, sai che storicamente è inaccurato dipingere i cavalieri che utilizzano solo una spada. In realtà se ne usavano sempre due, oppure una spada e un pugnale o scudo. Sì, come in Giappone, praticamente con il pugnale corto. È vero questo. Buonasera Marv. Grande Marv che è tornato. Ragazzi, preparatevi perché ho già ordinato, oltretutto, il gioco di Goldrek. Avete capito bene? Quindi a brevissimo vedrete il gioco di Goldrek. Ve lo dico prima perché ovviamente preparatevi perché sarà una grande sorpresa. Oltretutto gioco che vado a dedicare anche al carissimo Eugenio. Caro Marv, ovviamente il tuo amico Giocare Luna ti augura buona serata e oltretutto ti dice, ti chiede anche quali sono per te i giochi più belli di, che vuoi praticamente andare praticamente a vedere praticamente proprio sul canale del tuo grande nuovo amico, si potrebbe dire, ragazzo mio, perché il Giocare Luna, mamma mia ragazzi, qua 10 contro 29 ci stanno veramente spaccando la schiena, ci hanno veramente aperto in due come un'anguria praticamente, come la pina di Fantozzi, ma tipo tu 95 lo porterai certo. Infatti dopo è previsto, dedicato a Scimmia 95, un grande sparatutto in prima persona, quindi pensate un pochettino che cosa vi porterò praticamente, ragazzi. Però per prima cosa ci dobbiamo comprare secondo me qualche altro soldatino, ragazzi, qualche altro soldatino che poi dobbiamo piano piano spostare. Io gioco a Fortnite e tipo io penso che giocai a Fortnite, mi è piaciuto molto, però il problema è che quando streamo e quando gioco ho qualche difficoltà, quindi niente Fortnite Marva solo, e quindi al momento qui niente Fortnite. Ragazzi, guardate qui, siamo 16 e il nemico è 78, mamma mia ragazzi, quanti sono ovviamente, guardate che grandi attacchi ci hanno fatto veramente, ci hanno aperto praticamente la testa, e guardate il nostro castello che se ne va praticamente a fuoco in questa maniera praticamente. Ragazzi, che dirvi di Defender of Crow? Sicuramente un gioco molto piacevole, molto bello. Fatto sicuramente in una forma anche nostalgica, dobbiamo dire la verità, e quindi non posso che sicuramente consigliare che il gioco da dedicare a me sarà Doom 95 oppure Duke Nukem, a te la scelta. Scimmia 95, solo due minuti di pausa, il tuo amico Giocherellone ti porta questo ed altri video, figurati. Questa sarà infatti una sera molto particolare, cari amici e cari amiche, sarà praticamente una sera dove oltre ai videogiochi che, di cui mi fate ovviamente voi stessi richiesta, pensate un pochettino, vi farò vedere anche la pizza, vi farò vedere come si fa la pizza della notte, la pizza serale, quindi pensate un pochettino. Ah, peccato, devo andare via, Menestrello, mi dispiace che te ne vai via, anche perché c'era Cedric di Rotterwood, penso un pochettino il tuo amico Cedric praticamente che ti voleva far vedere delle cose praticamente, per delle cose vedete ragazzi, dobbiamo comprare praticamente, ogni tanto comprate qualche cavaliere, ma stasera no, devo andare a dormire, mi dispiace Scimmia 95. Dopo che gioco vi porta? Ragazzi, cerchiamo di portare i giochi per chi rimane. Ecco qua, se rimanete, se qualcuno di voi rimane, altrimenti vi porto dei giochi nuovi, perché veramente ho preso tanti giochi nuovi e vi voglio far vedere. Il menestrello deve svegliarsi presto per suonare il chitarrello. A che ora ti devi svegliare, caro menestrello? Perché stanotte il tuo amico Giocherellone ne farà un pochettino la nottatilla, dobbiamo dire la verità, e quindi menestrello me lo devi dire adesso praticamente, dove te ne vai. Signor Giocherellone, la ringrazio, la saluto, mi vado a coricare, buon proseguimento, le auguro una piacevole serata. Caro Marvo 9494, io ti saluto e ti dico che il tuo amico Giocherellone lo ritroverai tra pochissimo con altri incredibili videogames, e se te ne vai a dormire vai su YouTube e troverai il video archiviato. Ecco qua, menestrello, prestissimo alle 5, quindi menestrello, che dirti, mi dispiace, te ne vai a dormire, sì, domani Giocherellone, domani tanti altri giochi. Allora ragazzi, stasera vi porto sicuramente qualche gioco che possiate anche vedere domani mattina. Alla prossima, ciao Marv 9494, ti aspetto sul canale del Giocherellone e tutti gli altri social network del Giocherellone li puoi trovare nel box informazioni. Ragazzi, che dirvi, allora se ve ne andate a dormire io stacco qui. Gioco dedicato Defender of Crow in versione Nintendo Game Boy Advance per il menestrello, che poi ovviamente andremo ad analizzare anche in versione Commodore Amiga CD TV con tutte le voci parlate e addirittura con dei filmati veramente bellissimo, quindi preparatevi tra qualche giorno più o meno. E per il resto vi aspetto sui miei social network, YouTube e Twitch, se volete abbonarvi
abbonatevi così da non vedere le pubblicità, mettete mi piace, condividete il video, lasciatemi un commento, spero positivo, e fatemi anche le richieste dei giochi che volete, come appunto il mitico Scimmia 95. Gli altri ovviamente li trovate nel box informazioni. Menestrello, non vedi l'ora, ma caro Menestrello, dimmi anche gli altri giochi che ti piacciono, perché tu giocherai l'une, amante dei videogiochi e ha una collezione di videogiochi veramente quasi sconfinata. Signori, buonanotte per chi sembra a dormire, per chi rimane ci vediamo tra poco con una grande sorpresa. Ciao a tutti al vostro Giocherellone.